Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati pagliacci in questo nuovo video di Fortnite. Siamo carichissimi perché è da tipo 3 ore che sto cercando di registrare lo stesso video. Questo spero sia la 300esima registrazione che vada buona, perché oggi mi sono messo in testa di andare a Pinnacoli, conquistare la città, distruggere tutta la lobby e vincere la partita. Se ci pensate è difficile andare a Pinnacoli, non morire, conquistare la città, distruggere tutta la lobby e arrivare primo, soprattutto con i bug che ci sono adesso, con la merda che c'è adesso. Insomma, solo un vero pro player riesce a fare questi tipo di cose. Per l'appunto io sarà tipo la 100esima volta che ci provo stamattina, però speriamo di trovare i tizi con gli RPG come al solito, che in caso vi mettete a mettere un bellissimo mi piace o un commentone per dirmi se vi è piaciuta ovviamente la partita a fine video, e iscrivetevi al canale per non perdere altre proate fatte su Fortnite da me, perché chi sa e gioca con me sa che sono molto forte su Fortnite, ma che non lo porto spesso sul canale perché voi non mi dite Omega sì dai ci piace porto. Quindi ragazzi, nei commenti scrivete Omega porto Fortnite perché sei bravo, o perché ci fai ridere, o perché prendo questa e adesso la butto se non mi esce la partita dopo 300 partite che ci sto provando. E ora ci apprestiamo un attimino a vedere un po' com'è la situazione. Allora vediamo, qui sembra che non ci sia nessuno. Allora, cioè oddio, nessuno no, però dai che ci sono, vai. Oh. Non ci credo ragazzi, mi ha quasi ucciso. Sono rimasto tipo con 30 di vita. Cos'è sta roba? Cos'è? Cosa mi stai raccontando? Ok ragazzi, la nostra esperienza a Pinnacoli procede male. Il primo fight l'abbiamo già tipo perso a 30 di vita. Penso che per poco non siamo schiattati. Ecco, questo voglio farvi capire. Ok, allora qui è passato qualcuno, però mi servono un attimino materiali, almeno 50/150. Allora, vediamo un po'. Sali. Qui dovrebbe esserci una bella cassa. Dai con la chest, dammi qualcosa di interessante. Dammi un pompa. Vabbè, dopo i pistole, scudini, la cosa più utile. Vai. Ok ragazzi, allora, come obiettivo appunto della partita, come anche si chiama il titolo, di cui spero mi uscirà la partita, sarà quello di conquistare Pinnacoli, sopravvivere, vincere e ovviamente conquistare la città e fare una bella vittoria reale. Guarda che culo tu la slurp quando dici che la partita è quella giusta. Direi che ad armi siamo messi a posto, possiamo andare a pushare come da manuale, sempre qui sotto, dato che vado sempre qui sotto per non crepare, perché a Pinnacoli, aspetta, ecco. Vabbè, questa era facile ragazzi. A Pinnacoli, ecco che ne arriva un altro. Ah no, ma c'è stato uno che si staffa il palo. Aspettate che mo questo fa una brutta fine. Oh, è qua. Allora, facciamo una cosa, va. Tu vuoi giocare duro come gozzo e te vengo a pia. Stanato. Aspettate, no. Ecco, è quello che vi ho detto all'inizio della intro, che arrivano quelli con i lanciagranate, prendono e t'ammazzano. E che sta là sopra. Direi che ce la faccio. Vai, no, sei tu, è tu, è tu, è tuo. Madonna! E chi la ferma più, la Gold Trooper, ragazzi? Chi la ferma più? Intanto mi prendo sta pompa. Allora, vi sto dicendo, appunto, ora che forse c'è un po' più di calma, il difficile di Pinnacoli è appunto sopravvivere e cercare di non crepare. Appunto, perché sono già a 4 kill. Direi che 4 kill a Pinnacoli, sopravvivere, andarsene e vincere, non è per niente un brutto starter, ragazzi. Tanto il carico pesante me lo prendo. Io dico sempre ragazzi che se si va a Pinnacoli, si è calmi e si analizza la situazione, si riesce sempre a uscire illesi o quasi. E ragazzi, queste situazioni si aspetta, è sghere. Oppure cerchiamo qualcuno che non è male come idea, dato che siamo belli in alto e ho la posizione per poterlo fare. Sentite, mi sto seccando, ora lo pusho, basta, perché anch'io ho una dignità e la mia dignità dice di pusharlo come... Guardate sta qua. Boh! Ah, ok. Ciao amico, come stai? Tutto bene, schiere? Ok, e anche questo è andato. Sento spari, vai che me li faccio tutti. Sento due persone, potrebbero essere qui sotto, saranno qui sotto sicuramente. Ok, uno è morto. Vai che ce lo facciamo. Spammiamo come i camper. Anzi, come i cani. Non ci credo, questo sta... Allora, sta cupola qua, anzi no, invece di costruire... Usciamo, tanto, senza vita. Ecco, appunto, ciao. E sono 6 kill, signori. Ok, per
penso che a Pinnacoli siano finiti, dato che ormai non sento più spari, non sento più niente. Abbiamo un bellissimo loot da prendere, un bel P90, nuova pompa, altri scudi. Vabbè, ora vedo di fullarmi a modo, vedo cosa portare, cosa non portare. Sento spari, ma ok, quella non è a noi l'aereo. Fammi prendere un po' di munizioni. No ragazzi, ho sentito qualcuno, non è possibile che non c'è nessuno. Ho sentito per forza qualcuno. Vediamo, vediamo. Oh, sento dei passi. Oh, allora qual era la persona? Vi giuro ragazzi, avevo visto questo, ma non ho sparato perché pensavo fosse, non so, una cosa della macchina. Oh mio Dio, si può avere il replay? Guardalo, guardalo. L'avevo visto, come un cretino non ho sparato. Non ci credo ragazzi, l'avevo visto e qua ho rischiato di essere ucciso da un camper. Mentre mi rifullo, vi ricordo che potete aggiungermi tutti quanti al mio account XYZ-Omega su Epic Games, dove gioco da computer, che è anche ragazzi lo stesso account del clan, dove a breve inizieremo provini e tutto il resto, sperando che i miei impegni non mi sovrastino la vita. Quindi mi raccomando, potete aggiungermi a giocare, perché se volete giocare vi piacciono tutti. Eccolo! Boom! Non ho mirato troppo. No, 32 hitata, vabbè. Sceso, sceso. Corri! Corri! Corri col trooper! Corri! Ecco, non so se arrivano altri. Aspetta che forse glielo rubo. La la, signori! Rubato! Quello è quello di prima, ora ci penso io. Vai, vai, builda, 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 builda. No, tu me vuoi fregare, ma tranquillo. E non mi faccio fregare così. E scendi. Cioè prima mi vieni in bocca e poi scendi. Non ci credo, sta funivia di merda. Non ci credo ancora. Basta. Vai col P90 a spammare. Te vai vicino. Ero dall'altra parte, schiere. Ok, ci siamo. Bello. Vedi, vedete questi begli scudoni che ti piazzano poi quando tu hai fatto il fight? Beh, no, ho capito male. Molto male. Ok, intanto andiamo a prendere il loot di quell'altro. E adesso ci organizziamo col da farsi, anche con la safe. Attenzione, ho trovato un altro airdrop. Non so cosa ci possa essere tutti là dentro, però magari c'è, non so, uno scar, non so, vediamo. Niente, neanche niente che mi potesse servire, lasciamo stare. Si va piano, con eleganza. Eccolo, qualcuno ha appena finito di costruire là. Pompa le mani, subito. Che vi giocate che adesso... Oddio santo ragazzi, non l'avevo proprio visto questo. Madonna che culo, stavo per dire, che vi giocate che adesso mi ammazzano? Meno male che questo è scarso con lo sniper e non mi ha preso ragazzi. Qua rischiamo seriamente di scattare. Vabbè, qua ho sbagliato io che non ho costruito. Oh, e sali. Vai, vai, sali, sali, sali. Non so se questo tipo è scarso a costruire o cosa. Anzi, no, forse è meglio stare sotto perché ne ho sentito un altro. Ed ragazzi, a volte non si fanno le build battle per andare in alto e fartelo, perché se arriva un altro, scopa te e l'altro. Quindi a volte è meglio aspettare così e aspettare il momento proficuo. Guardate che... Oh, fuori! Woo! Brutto, happy birthday! Come direbbe il nostro Sfera. Bello. Questo non si era proprio, non mi aveva proprio visto questo. Infatti non ho mai hitato proprio. Ma l'altro? E l'altro? Vabbè, o sarà morto. O chi lo sa. Vabbè, andiamo via. Oh, un altro, un altro, un altro! Forse era questo. No, questo c'ha la destra. Questo c'ha la destra. Tabbassati. Hit. Italo. Bravo. Quando uno c'ha la testa, ragazzi, bisogna giocare così, perché se ti prende, ti scioglie. Madonna, sti alberi. Non vedo niente. Spara. Non vedo niente. Oh, madonna santa, mi sto per... No, da dietro gli RPG. No, da dietro, l'ho detto nella partita di prima. Madonna santa, sì, signori. Sì, 11 kill, non me ne ero accorto. Ricarichiamo. Ok, intanto sono semi full di tutto. Basta meglio andare col pompa alle mani, va. Andiamo col pompa, va. E adesso parte un'altra beat battle fresca e ci andiamo sugli alberi proprio come Tarzan. Dov'è? Vai, vieni da papà. Oh, merda. Madonna, meno male che mi ha preso male, solo 76 mi ha lasciato. Vai col P90. Bello, madonna, il P90, che cazzo ha fatto? Cosa ha fatto il P90? Ok, intanto metto... Madonna, l'ho sciolto ragazzi, l'ho sciolto. C'è uno. Oh, prendilo. Bam. Non ci credo, l'ha hittato, non mi ha scritto manco l'item. No, ma non è possibile. Era un'altra kill e non me l'hai data. Oh, eccolo. Forse non mi ha visto. Invece mi ha visto. Pompata. Oh, merda. Madonna, meno male.
Non so perché io ho smirato un botto e la pompata non è andata a segno. Io lo so, ragazzi, come va a finire. Caricherò sta partita sul canale e dove arriverò il secondo. Già lo so, vedete che andrà a finire così. Lo sapevo, ragazzi, e che vi avevo detto? L'RPG, ce l'abbiamo. Non è possibile, l'avevo preso, non è possibile. Dove cavolo sta mirando? Ah, alla base della costruzione. Vabbè, ora vediamo un attimino cosa fare. Tanto la safe è da noi, quindi dovrà venire lui. Ah, ha jumpato. Pompa. Bravo, e mo ti ho preso le ground. E mo che fai? Mi spari da sotto con le RPG? Vai con la K? Oh, ciao! Oh! È un bel ballo, ci sta adesso! Ecco il vincitore, signori! 14 kill! Sceso a pinnacoli, starter di 7 kill, distrutta tutta la lobby e vinto! È stata una partita frenetica perché una kill dietro l'altra, pinnacoli, poi usciti, quindi... Direi che è stata abbastanza bella. Questa partita esplosiva vi è piaciuta, invito a mettere un bel mi piace, un commentone a dirmi Omega, vogliamo altre partite simili dove vinci? Omega, prova a superare il tuo record di kill? Omega, prova a fare questo o quell'altro? Perché ragazzi, io vi accontento. Quindi mi raccomando, tutto nei commenti e iscrivetevi anche al canale per non perdere le prossime provate su Fortnite e tutti i prossimi video. Vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali di Omega, trovate il mio link di Instagram per seguirmi in tutte le prossime foto che metto e carico, quindi mi raccomando ragazzi, rimanete sempre aggiornati che ci tengo. Io direi che per questo video è tutto, qui è Megozzo e noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video. Bella per tutti e grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Ciao!